Quindi Zelensky sposta, diciamo così, il tema degli aiuti dalle armi alle risorse economiche. Ci colleghiamo con l'Ucraina. Irina Gulei in collegamento con noi. Ben ritrovata, Irina. Salve Gianluca. Allora, il tema del giorno è la presa di Mariupol, con ovviamente voci discordanti. La Russia e Putin che quasi annunciano la loro vittoria e la caduta di questa città in mano all'esercito russo, e invece poi arrivano le voci del battaglione Azov che dicono: no, la situazione non è così, non è questa, stiamo resistendo, e in più parlano appunto della situazione nella acciaieria. Tu che cosa ci puoi dire? Quindi da ieri ricordiamo che Putin ha detto di non assaltare, o lui ha detto che dirà di non assaltare l'impianto di Azovstal. Invece vediamo che durante tutto il giorno hanno continuato a bombardare Azovstal, e oggi i ceceni Kadyrov hanno pubblicato questo video dove vediamo i militari ceceni che dicono che hanno preso Azovstal, questo edificio, diciamo, dicono che questo edificio è l'edificio più importante, però non è la prima volta quando dicono che hanno preso Azovstal. Dicevano per 26 volte, dicevano già che manca un po' per prendere sotto il controllo Azovstal e tutto il Mariupol. E quindi l'hanno messo questo video Chi, ancora queste oggi. immagini che abbiamo visto, chi sono, Sono i Irina? ceceni, uno dei battaglioni di ceceni Ah. che dicono che sì, finalmente hanno preso Azovstal, eccolo qua. Indietro lo vedete adesso, quindi Azovstal è il nostro, quello che Ok. dicono. Però il battaglione Azov dice che continuano a combattere e resistere. Quindi Azovstal adesso sta resistendo. Bene, andiamo Poi a... per dire da Mariupol, non solo Sì. queste notizie abbiamo oggi, oggi il sindaco di Mariupol ha detto che esistono e continuano a funzionare i campi di filtro vicino a Mariupol, cioè prendono gli uomini, anche le donne e i bambini lì e li controllano se spogliano la gente e controllano se hanno i tatuaggi. Patriottici, diciamo, quelli che hanno questi tatuaggi li o uccidono o prendono in prigione, li mettono in prigione, e le donne possono far uscire però nel territorio della Russia. Invece con gli uomini sono più severi e questi campi di filtro esistono e funzionano adesso. Vicino Va a bene. Donetsk, non lontano da Mariupol, da lì prendono la gente che viene da Mariupol e Spesso, funzionano questi campi. perfetto, spesso le immagini satellitari ci hanno dato la possibilità di verificare alcune situazioni. Accaduta ad esempio con Bucha, dove grazie alle immagini satellitari si è potuto vedere quello che era accaduto. L'aiuto del satellite, purtroppo, ancora una volta per una vicenda dolorosa, ma lo ripeto sempre: siamo in guerra, è difficile che ci possano essere Sì. storie a lieto fine. Queste che cosa sono? Sono altre fosse comuni, Irina? Sì, quindi da satellite i nostri giornalisti hanno trovato queste immagini da satellite e lì vediamo, su queste immagini vediamo le fosse comuni. Per esempio questa fossa comune hanno contato che le misure proprio di questa fossa è più di 30 metri. Cioè, Impressionante. sì, il sindaco dice che lì troveremo da 3.000 fino a 9.000 corpi di quelli che abitavano a Mariupol. E
I militari russi continuano a portarli i corpi, cioè questo processo non ferma. Melitopol occupata, però si continua a combattere. Tu ci hai fatto sapere e scrivere che addirittura anche a mani nude, cioè una reazione di popolo e di resistenza che avviene anche in questo modo. Credo che ci siano delle immagini anche su questo. Sì. Sì, non è il primo video da Melitopol, cioè una città proprio eroe. E questo uomo che vediamo prende la bandiera che i russi hanno messo prima, lui prende questa bandiera e la butta via. Prima abbiamo già visto i video da Melitopol dove gli uomini senza le armi camminano verso i militari russi armati. È una città eroe, sta resistendo, continuano a combattere. Adesso già sappiamo che c'è un gruppo degli uomini che combatte contro i soldati russi e non abbiamo tanta l'informazione, ma gli uomini di posto hanno organizzato il suo battaglione segreto. Cioè l'informazione cercheremo sicuramente in futuro e No, meglio. copriamo questo combattimento, però per adesso è un'organizzazione segreta e non possiamo anche dire tante cose del funzionamento di questo battaglione. Poi c'è la storia di un deputato russo e con questa chiudiamo, che ieri ha detto che i prigionieri ucraini devono dare il loro sangue. Che cosa significa? Quindi ieri c'era la giornata dei donatori e questo deputato russo che si chiama Sergei Leonov ha proposto di raccogliere sangue dai prigionieri di guerra, prigionieri ucraini. Cioè una cosa dalla seconda guerra mondiale, quando i nazi prendevano la sangue, facevano gli esperimenti su quelli prigionieri che avevano da nostra parte. E invece oggi la Russia dice possiamo fare lo stesso, prendere la sangue dai prigionieri ucraini e aiutare i nostri militari. Cioè, Bene. loro vogliono costringere i nostri militari a dare la sangue. Vabbè, queste insomma sono le ulteriori, diciamo, barbarie, speriamo solo a livello teorico, che arrivano in questo periodo da Scusi alcune. Gianluca, oggi abbiamo un'altra novità molto grave, molto Sì. importante. La Russia ha annunciato ufficialmente un nuovo piano per la seconda fase della guerra che ha già cominciato nel territorio di Donbass, cioè stabilire il pieno controllo su Donbass, è il primo, il secondo, creare un corridoio terrestre verso la Crimea, è il secondo, e il terzo, stabilire il controllo sul sud dell'Ucraina per ottenere un'altra uscita verso la Transnistria. Cioè, finalmente hanno detto quello che volevano fare. E in questa seconda fase dichiarano questo piano di 3 punti per prendere il nostro territorio ucraino. Grazie Irina Gulei, a questa sera per il nuovo collegamento alle 19:30 per il tuo diario quotidiano. Buona giornata. A presto.